quello che sembra mancare un pochino, soprattutto visto che sta arrivando un quarto inquilino, è uno spazio in cui siete solo voi due a riprendervi cura l'uno dell'altra. Se me lo consentite, io ho un compitino da darvi, ce la farei. Allora, in questo weekend il gioco è questo. Quello che ha detto finora è verissimo ed è quello che avviene nelle coppie. Questa sofferenza immensa che si genera alla fine tiene a distanza e tiene a distanza dai momenti da soli. Ecco, le coppie alla fine evitano un'intimità frustrante. Potranno fare sesso, potranno amarsi, si amano vivendo la vita intera insieme, vivendo tutti gli altri comparti, ma da uno devono fuggire, da uno devono scappare. Ma fanno male a scappare? Fanno male? No, non fanno male a scappare se gli strumenti che hanno sono quelli. Perché con gli strumenti che hanno loro avrebbero soltanto una ripetizione frustrante del non capirsi o del capire fino a un certo punto, comunque del non amare anche la parte buia, lei di lui, e lui la parte della sua chiusura, perché lei è la porta aerei che però è inavvicinabile, se non con le autorizzazioni sue, capisci, secondo i suoi parametri. E quindi lui ha detto, finalmente, lo psicologo ha detto una cosa molto, molto precisa, adesso non so, darà degli esercizi, ma non si possono dare esercizi senza aver dipinto, chiarito e portato a realtà aumentata addirittura, realtà aumentata, la iperrealtà, prima l'iperrealtà e poi gli esercizi, questo lo dico prima di vedere gli esercizi, poi vediamo. Dal mattino fino al momento in cui si chiudono gli occhi, uno dei due sarà la star e l'altro sarà il o la gruppo. Significa bello. Che come un gruppi dovrà fare tutto quello che gli viene in mente per fare contenta la sua star, di cui è fan. E nel fare questo la star ha anche il diritto di chiedere tutto ciò che vuole. Ma poi ci alterniamo, c'è il giorno dopo l'opposto. Esatto. E questo cosa serve? Vabbè, comunque sì. Sabato te, io domenica. Vabbè, andata. Andata. Andata? E viceversa. Sarà divertente. Adesso è un bel esercizio. Un po' chiuso lì. No, io amore, adesso mi devo riposare, non vado a camminare adesso. Ma dopo è buio, fra un'ora è buio. Cosa ci posso fare, amore? La passeggiata quando la fai? Non faremo una passeggiata. Chiara, domani io non faccio niente di quello che mi dici. Stai tirando le redini della giornata tu. Hai fatto fatica a stare alle sue regole, a quanto pare. Sì, sì, perché mi sembrava tutto un po' noiosino. Avrei preferito, per come sono io, che mi desse più ordini, ma cose più in cui c'erano più cose da fare, naturalmente, piuttosto che aspettare i suoi ritmi. Cioè, a me aspettare i suoi ritmi fa molta fatica, perché io sono una molto attiva, che ha sempre voglia di fare. E quindi lui, quando deve seguire me, pensa sempre che io faccia troppo e viceversa. Cioè, quindi su quello siamo molto sbilanciati. Assolutamente vero. Certamente è il frutto di una situazione che è quella che è. Questa è una frase che viene dal film Irishman, no? Dice la situazione è quella che è. La situazione è quella che è, la loro è quella che è. È questa. Lei non capisce, non vuole capire, non può capire, secondo me non può capire. Dal punto di vista dove sta, lei non lo può capire. Lui è quello che è, rimane quello che è, lotta e soffre rimanendo quello che è. Sai, le porte aeree sono in grado di muoversi per circa 15-20 anni senza fermarsi, diciamo, il carburante nucleare di cui sono dotate. Loro hanno due motori nucleari, le portaerei, e lei quindi, però, potrei dire che soffre tanto, quindi ha paura del fermarsi nelle operazioni. Il teatro di operazioni deve continuare. E lo vedo come una persona che potrebbe diventare sempre più brava a fare quello che è già fare, ma poi lo deve fare tutta la vita uguale. Pratica così. E lui no, lui è diverso, lui, anche se lui ripete se stesso, anche lui certamente, perché non prende il seme spirituale di lei. Ma come si può prendere un seme spirituale se ci sembra la tortura più grande che possiamo, l'orrore più grande? Lei teme lui ancora e lui è disturbato da lei, cioè così, è così, è evidente. Vado avanti. Sì. Andiamo alle 9? Ma che alle 9, amore? Cioè, dai!
Alle 9 si mangia. Tipo, cosa facciamo ancora 2 ore qua così? Cazzo. Sei rilassato tutto il pomeriggio. Ma ti devo dare spiegazioni, ma non è la giornata dove facevo il cazzo che volevo, mi stai rubando la minchia di più del solito invece. Cioè, scusami, c'ha ragione lui. Non è che un aperitivo, non vuoi far niente? Ma ancora aperitivo? Ma se beve qualcosa, ma do amore. Cioè... Non fai l'aperitivo io. Non vuoi più fare la roba dello scambio, cioè mi rompo più le palle quando devo decidere io che cosa... La razionalità, l'impostazione razionale di lei, praticamente porta a intrusioni continue, così nella spontaneità di lui, nelle intuizioni di lui, nei bisogni di lui... diciamo che soffrono entrambi, perché il razionale soffre l'istintivo soffre il razionale, e alla fine è una coppia normale, una coppia abituale, una coppia che però non è coppia full sapiens, ma è la coppia umana del futuro, cioè non è statica, è ripetitiva, è sempre uguale, cioè nelle operazioni concrete subisce più lui. Lei vede solo l'esteriorità, ma non vede ciò che muove quella esteriorità di lui. E così lui, non so se ha paura di guardarla molto anche lui, non lo so. Qui, finora, visto l'esercizio, sta franando. Io vedi, vi ho detto, senza l'iperrealismo di vedere l'invisibile prima, che deve diventare visibile quasi con un'evidenza di realtà aumentata, capite? Non si fa niente nella vita. Cioè, nella coppia, nelle famiglie sono sigillate. Questa è una coppia sigillata, potente, sigillata, ha la sua efficacia, per carità, però è ripetitiva, sono costretti a far questo per tutta la vita. Ecco. Vado avanti. Cioè, madonna mia. Di cazzo, devo dire. Bene, sei qua dalle 4. E allora, cazzo vuoi? C'è un reato? Ma no, però nel senso... Cosa ti cambi se mi mangiano alle 9 per mangiare alle 7 e mezza? Andiamo a mangiare alle 7 e mezza. Sette e mezza. A che ora vuoi andare a mangiare? Niente. Dimmi a che ora vuoi andare a mangiare. Amore, non fa niente. No, ti prego, dimmelo, perché... Lui cade nella provocazione, nella manipolazione di lei. Perché comunque il sensibile alla perdita della... è lui. No, andiamo alle 8. Alle 8 a mangiare. Diciamo che il sensibile che subisce di più è lui. Lei... Lei si accascia così, in un modo che è in parte autentico, in parte comunque con intenzioni manipolative, ed è efficace nel manipolarlo. Appena lei ha fatto questo spirito ed è caduta così, crollata su se stessa, lui si è scomposto e si è mosso a corso verso di lei, metaforicamente corso verso di lei. Perché comunque l'intenzione, la generosità di cui è portatore lui è più ampia di quella di lei, questo è vero. Ma fa parte delle storie. Non voglio dire, adesso non posso dire starle a misurare più ampia, comunque ha una disponibilità superiore a lui, a lei, ecco questo. Anche se può sembrare il contrario. Così. Ma sono personaggi, ma sono. Io li vedo. Madonna mia! Madonna. C'ho proprio un'ansia di dover andare un po' oltre quella, cioè una volta passata l'incavolatura che. Qui l'ansia di risolvere immediatamente il problema. Okay. Che ci fanno? Niente, ci vuole nulla. Cioè, io capisco che da parte tua c'è la voglia di risolvere subito. Sì, cioè, perché è odioso. Perché non so sta fermo. Dall'altra parte invece ci sono io. Perfetto, Fedez in questo momento ha centrato proprio e ha detto l'ansia di risolvere subito. È quello che dicevo poco fa, che lei non può star ferma, lei la paralisi non la sopporta. Poi quando muove, sa muovere secondo un ordine progettato e razionale, pianificato da lei in modo molto particolarizzato, sicuramente, però non sopporta star ferma. Ma solo stando ferma lei potrebbe avere il rinnovamento. Quindi lui, quello che vede che lei non sopporta, lei non so cosa adesso dirà, ma è vero, molto vero. Ti sto dicendo, non ora, più fai così, più stai soffiando sul fuoco. E sta roba è proprio in conflitto. E però nel senso non ha ragione né uno né l'altro. Non c'è ragione, è così. Mi sento una ragazzina, cioè mi sento una ragazzina un po' nel panico delle prime litigate che sento forti, forse. Ok, quindi nella tua parte adolescente o preadolescente ti agiti molto. Certo. Mi torni a quell'età e mi aiuti a vedere che cosa ti succede. Ma sì, ma quello sì, perché comunque i miei genitori si sono separati in modo un po' brusco e quindi quelli sono stati gli anni un po' di tutte le mie
non so come dire, comunque delle mie prime litigate forti, quindi quello è un po' il momento in cui ho preso coscienza di lo stai dicendo male. No. Casa, cosa è successo? Beh, è arrivata un'ondata emotiva. Sì, io ero la più grande, quindi mi sono sempre sentita che in un momento in cui mi... Ecco, lei è diventata emotiva e lui si è rasserenato, perché lei è andata verso sul suo territorio, sul suo mondo, sul mondo dei sentimenti, delle emozioni, e il volto di Fedez si è schiarito e lo sguardo si è aperto e si è consolato, è diventato il volto di un bambino più tranquillo, e lei si è fermata un attimo, ha guardato se stessa, ma questo, sai, molto bene, questo buono. I erano un po' entrambi sbandati, che non si capiva bene cosa facessero, non lo so. Probabilmente dovevi anche essere un po' mamma alle tue sorelle, sì, in quel momento. Anche magari mamma ai genitori stessi. Non so, è che io mi sono molto concentrata su come io potessi risolvere le cose, cioè cosa potessi fare. Ok, ascolta cosa ti sta venendo su emotivamente. Perfetto. Lei con questa frase, io ero molto concentrata su come risolvere le cose. Diciamo che lei è diventata donna, protagonista, persona più completa, quando ha dovuto riparare. Ecco, ha dovuto riparare, ha dovuto usare la ragione, ha dovuto progettare, e lei ha fatto effettivamente la mamma di tutti, probabilmente, lo vuole fare anche con lui, ma lui è figlio e che non vuole che i genitori si intromettano troppo dentro la sua vita, e giustamente noi il figlio lo dobbiamo lasciare in pace e proteggere, il nostro bambino, e quindi sì. Qui si vede come lei è diventata la donna che è diventata. Così, indubbiamente, è in grado di indicare cose molto ragionevoli, molto misurate, molto equilibrate, però questo la costringe a farlo sempre, per sempre, senza mai fermarsi. Attivamente, e tu stai attaccato. No, poi se la guardo stai vicino adesso. Stai vicino. No, non voglio piangere. Stai vicino, Federico, stai vicino. Stalle vicino, ma non fai niente. Lei è quella che fa le cose per risolvere. Tu stalle semplicemente vicino. Lascialo piangere. È il suo modo per dire che gli dispiace. Che ti ama. Bello questo passaggio, molto bello. Conferma quello che ho capito di lui al primo filmato. Che ha questa intensità, questa grande emozionalità, questa è la forza che deve affiorare, giustamente. Non parla, ma non c'è bisogno di parlare granché, che c'è da dire? Voglio dire, lui lo porta con la sofferenza che è empatica per la sofferenza di lei, quindi questo è un momento molto bello. Questo è un momento che però anche questo può non produrre niente. Voglio dire, perché se non si arriva a quella lettura profonda, essenziale del non detto, che prevede la lettura profonda lui di lui e lei di lei, ma lei di lei, ma non capire perché ha fatto quello, la sua storia, quella non è la profondità, non è ancora la profondità, è una parte meno superficiale, è già qualcosa, ma non è ancora il movimento iniziale, il luogo iniziale da cui parte la spinta vitale, e diciamo che governa e attraversa tutta la sua vita mentale e spirituale di lei e di lui. Non ci siamo ancora qua. Beh, interessante, commuove, cioè quello che loro fanno, vivono, come vivono il volto di lei, il volto di lui, le vicende, sono pieni di buona volontà, di tanta volontà, una volontà ferrea, ma non solo loro, le famiglie, le coppie normali sono eroi, che per me sono eroi, i guerrieri della collettività, quelli che escono la mattina, capisci? Quelli che vanno in metropolitana. Io lo dico sempre agli studenti, la mia meta non è migliorare, la mia meta è liberare, è eradicare, vuol dire togliere la radice che ferma la mia bella persona, capisci? Che la tiene legata. Io ho fatto ieri sera una seduta con un ragazzo, vabbè, lui sta nel mondo del cinema, per capirci, ed è diciamo un temperamento artistico. Io ho detto una parola sola,
ho dato una sola immagine. Lui era pronto a fare una serie di... Una serie, anche lui voleva fare una serie di sedute. Ma io non faccio serie di sedute. Io faccio che se è possibile, quando è possibile, l'emersione, vedi, l'emergere, se sommergibile emerge, Dio, il mio accompagnamento, diciamo, naturale, profondo, istintivo, è emerso all'improvviso ieri sera. Gli ho detto una frase sola. Ho detto, ma la realtà, ho detto, la realtà, la forza sua, tu non la puoi influenzare, gli ho detto. Gli ho detto questo, mille frasi possono curare, ma una cura lui in quel momento, in quel passaggio della sua esistenza. Mi è venuto fuori perché ho percepito, ma in una frazione di secondo, il suo sbigottimento, il suo paura, il suo terrore, che lo portava a chiedere una serie di sedute a me. Lui che ha fatto tempo addietro, venne e lui mi ha detto che ha una riconoscenza immensa, cioè per quello che ha fatto 10 anni fa con me, 7-8 anni fa con me, e ieri mi richiedeva un'altra serie, e io ho detto una frase sola. Io ho detto, ma che scherzo, ho detto ma no, ma non gli ho detto non venire, perché non lo capivo ancora di quello che poteva accadere per questa frase. Ho risposto con di getto naturale, gli ho detto, la realtà, la sua forza, nessuno la può influenzare più di tanto. Noi possiamo così fare qualcosa per la nostra realtà personale, qualcosa, ho detto, non controllare tutto il progetto e tutto il divenire, qualcosa.